buongiorno. E noi stiamo facendo un documentario su Govi. Sì. Lei è genovese? Non lo sono, ma come se lo fosse. Ah sì? È tanto che è a Genova? 30 anni. E Govi l'ha visto? Sì. In teatro, in televisione? Teatro, in televisione, tutto. C'ho anche dei dischi. Anche i dischi. Le piaceva? Moltissimo. Come mai? Perché era l'unico che veramente ti faceva divertire. Lei ricorda Gilberto Govi? Perfettamente. Lo ha visto dove? In teatro? In teatro al Nettuno a Sesto Levante. Ne parlerò del 30-32. Era miratissimo. Ma perché? Perché faceva ridere? Perché era divertente? Perché era bravo? Perché secondo lei? Bravo, divertente, insomma, era uno spasso vedere Govi, ecco. Ora qualche cosa della vecchia Genova che meriterebbe di essere ancora tirato fuori. Per me era tutto, guarda, era il folklore, era la gente, era come pensava la gente, come viveva. Per me era una cosa meravigliosa. Perché le piaceva? Perché aveva una mimica che non ce n'era come lui. Era fantastico, insomma, era, faceva ridere, era un bel artista. È l'espressione di Genova. Non c'è più uno che se lo sostituisca, per me. Con lui è sparito l'ultimo caratterista del nostro teatro. Anche senza parlare, lui era un uomo che faceva già spettacolo in se stesso, perché aveva una mimica che era... Io credo che un uomo così non arriva. Govi per Genova è stato veramente una figura particolarissima e amatissima, che anche le più antiche famiglie, anche le cosiddette famiglie di alto rango, da Govi non mancavano mai, o andavano al Carlo Felice o a Govi. E questo era un segno proprio che Govi era una famiglia, era un personaggio amato veramente da tutti i ceti di Genova. Dove l'hai visto? In televisione? Ma perché se no, benissimo. Cosa ti ricordi? Era un attore come? Ti divertiva? Sì, molto bravo. Ma tu sei genovese? Sì. Ah, beh, allora il dialetto lo capisci? Non tanto. Ma lui ti divertiva lo stesso? Sì, molto. È un simbolo più grande che abbiamo avuto. È una cosa che non si può dimenticare, l'abbiamo sempre tutti in cuore. E difatti più tanti genovesi abbiamo tutti i suoi dischi, tutte le registrazioni. Quando ci sono le commedie alla TV le rivediamo sempre. È una cosa che non si può dimenticare. Era comico, era un uomo che teneva la cosa in allegria. Tutto il mondo, tutti quelli che lo vedevano gli piaceva. Qualche volta l'ho visto, ecco, anche in televisione, ma proprio quello grande appassionato, diciamo, non lo sono di quell'altro. Le piaceva? C'è, per Dio che mi è piaciuto anche sua moglie, anche quell'altro, come si chiamava, la Baciccia, cosa era. Mi sono piaciuti, divertivano. Riguardo a quello, ma io non sono tanto, diciamo, non la con la passione, mi fa più caro andare a ballare, mi fa molto più caro. Era, insomma, per me mi sembrava un artista. Ci piaceva, era, lo so, o il padre di Dio. Il padre di Genova? Il padre di Genova. Quando chi ha Govi, ci andiamo a vedere Govi, tutti. Conto mio le ha tutto per conto me. Com'era tutto? Tutto. Ecco, fa tutto per sera. Le ha tutto presente. Le piaceva, sì? Tantissimo. Cosa ha visto? Cosa ricorda? I Manesi. I Manesi. Pigna secca, Pigna verde. Ah, ecco. Culpo de Timon. Culpo de Timon. Le ho viste quasi tutte, adesso per il resto non me le ricordo. Le piaceva? Lo ha visto in teatro? Sì, in teatro no, perché non sono mai a Neta. In televisione? In televisione l'ho visto. E che cosa rappresentava Govi per Genova? Per me rappresentava tutta Zena. Govi per me rappresentava tutta Zena. È stato uno dei migliori artisti che esistono fino ad oggi. Cosa ha detto signora? È stato uno dei migliori interpreti del teatro italiano. No, ma la signora mi ha detto una cosa. Mi viene la pelle d'oca. Le viene la pelle d'oca, ma perché? Perché mi era caro proprio, sinceramente. Che cosa ha rappresentato per Genova? Una cosa bella per noi, un caro ricordo, ma tanto bello. Ed era una cosa insuperabile. Nessuno può paragonare quell'uomo a come altri artisti e non ne nascono più come quell'artista lì. Per quanto l'hanno dimenticato, e non fatto sulla terza rete, eventualmente sulla seconda, perché la terza in Liguria non la vede quasi nessuno, è bighetegno. Comunque Govi rimarrà sempre nel mio cuore, anzi noi facevamo sempre delle lettere alla RAI affinché ci facesse
delle trasmissioni su Govi. Loro dicono che non abbiano più filmati, non sarà se sarà vero o scuse, non lo so. E non ci sarà più nessuno che lo... Non ci sarà più nessuno che lo conguaglia, credo che insomma. Non c'è nessuno da mettere al posto suo, come un Macario a Torino, insomma. Purtroppo è purtroppo gente che scompare. Gente che scompare e lasciano un ricordo, lasciano. No, no, un altro Govi io penso che non ci sia più. Definirlo era l'unico, era la vera maschera genovese. Se lo ricorda Govi? Govi. L'ha visto in teatro? Sì, sì. Cosa rappresentava Govi per Genova? Lidi mi ricordo. Charlotte, sì, sì. Senta, ma Govi per Genova cosa rappresentava? Rappresenta un comico, insomma, comico. E faceva vedere veramente com'erano i genovesi in teatro oppure no? Sì, si parlava proprio genovese, parlava. Proprio genovese, eccetto. Una delle persone più belle, persone più di Genova, benché non fosse genovese, sì. D'origine. Senta, e che cosa rappresentava Govi per Genova, secondo tutto, lei? Tutto, tutto. Allora, e ancora adesso si fanno ancora i filmetti, film, commedie, a tutto il mondo vale, penso, specialmente negli Stati Uniti d'America, che c'è stato lui. A me non mi raccontava che c'era stato. Era qualche cosa che colpisce nel cuore, nell'anima, non si può dire. Come un padre, un nonno, un qualche cosa che a quest'età si sente che ci si attacca. Quindi pur facendo ridere aveva sotto dei valori. Guardi, forse era anche malinconia in fondo. Era dei valori che adesso non li sanno più i giovani. Non li capiscono più il suo, di che cos'era veramente la vita dei nostri vecchi. Quegli scagni, quelle macchiette. Non era forse tutto da ridere, sa? Faceva anche pensare. Qualche cosa che c'è ancora, che si sente ancora. Non hanno niente, il materiale è rovinato. L'hanno proprio maltrattato. Maltrattato questi disgraziati. Io non lo so, ora non so la terza rete che sono bravi, ma qui gli altri hanno sono... fatto delle robe. No, abbiamo ritrovato nei magazzini della televisione tre commedie che erano lì da 27 anni e non sapevano di avere, oltre le quattro, sì, che verranno immesse in questo ciclo. Succede. Allora spero che ce le facciate vedere. Sì, sì, io seguirò e se sulla terza rete faremo una seduta medianica e tramite lo spiritismo riusciremo a sintonizzarci. Ciao, tutto Govi. Tutto Govi. Buongiorno, avrei bisogno del certificato di nascita di Govi Gilberto. Govi Gilberto, Govi che Gilberto, anno è? 1885. 85? Sicuro che è nato a Genova? Dovrebbe essere nato a Genova, è Gilberto Govi, sa,
Manesi, Pignasecca, qualcosa. Perché qua non risulta. Sembra strano. Gilberto Govi. Aspetta un attimo, chiamo l'ufficio un attimo. Signor Pellegrino, puoi venire un attimo, per favore? Buongiorno. Buongiorno. Senta, Govi Gilberto, nato a Genova, è l'attore. Un attore comico. Sì, sappiamo benissimo chi è Gilberto. Ma questo simbolo di Genova, siamo sicuri che è nato in questa città? Siamo sicuri che Gilberto Govi, simbolo di Genova, è nato proprio a Genova? Sì, dovrebbe essere nato a Genova, c'è la sua dichiarazione. E che Gilberto non fosse un nome d'arte? Dovrebbe essere il suo nome. Govi è il suo nome, Gilberto è Gilberto, sa. Vediamo di consultare meglio lì. Pronto? No. Abbiamo un unico Govi che si chiama Amerigo Armando Gilberto. Quindi evidentemente Gilberto era nome d'arte e come atto di nascita il terzo nome. Govi Amerigo Armando Gilberto, nato a Genova il 22 ottobre 1885 in via Sant'Ugo numero 13. Senta, scusi, dica. È qui che è nato Govi? Sì. Gilberto, lo sì. Sa, conosce? Mi ricordo, sì. Se lo ricorda, l'ha mai visto? Mi ricordo che l'ho visto 55 anni fa forse. Quali sono le finestre esattamente? Sono le quattro finestre sopra la lateria. Quelle là? Sì, quelle tre. Mi ricordo che ero un bambino io, perché aveva molti anni più di me. Genova, Piazza della Vittoria. Qui ha abitato per molti anni Gilberto Govi. Qui abita la signora Rina Gaioni, vedova dell'attore. Alcune stanze dell'abitazione, in particolare lo studio di Govi, sono un vero e proprio museo. La signora Rina, Ascià Rina, per tutti quelli che la applaudirono a teatro e la ricordano con affetto, ha raccolto, conservato, inventariato con pazienza e amore tutto quanto riguarda il marito, ricordi e testimonianze di una lunga, fortunatissima carriera. È lei la vera conservatrice di questo autentico museo che ci aiuterà a ricreare l'immagine di Gilberto Govi, uomo privato e uomo pubblico, la maschera e il volto. Allora, signora Rina, Gilberto Govi è nato in via Sant'Ugo. Sì, infatti. Al numero 13. Al numero 13. È nato Settimino. È nato Settimino. Sono già quello, due segni di quello di siamo sicuri, ecco. Perché è nato al numero 13 ed è nato Settimino, senz'altro. Poi c'è, non so se è una realtà o una leggenda, si dice che è stato preso subito in braccio da un gobetto, por bonheur. Ed ecco come Gilberto Govi, con parole sue, ricorda l'episodio in occasione del suo 80° compleanno.
Ero così piccolo, ma così piccolo che mia madre non appena mi vide disse disperata: piccolo così non vive di sicuro. E invece ho vissuto benissimo e sono anche cresciuto. Magari di poco, ma cresciuto lo sono. Si è scoperto che il vero nome di Gilberto Govi è Amerigo Armando Gilberto. Questa differenza di nomi non saprei come spiegarla. Cosa potrebbe pensare a quel famoso zio scienziato? Probabilmente quello. Siccome quando papà Anselmo è nato Gilberto, ha chiesto a suo fratello insigne fisico che viveva a Modena, gli ha annunciato che è nato un figliolo, come devo chiamarlo? E il fisico gli ha detto: chiamalo Gilberto come me. Il professor Gilberto Govi, nato a Mantova nel 1826, vera gloria nazionale, tenne la cattedra di fisica all'Università di Torino. Innumerevoli sono i suoi brevetti, le sue invenzioni, le sue scoperte, le sue pubblicazioni. Eletto deputato al Parlamento nel 1882, ebbe numerosi riconoscimenti e pubbliche benemerenze. Una strada di Mantova è a lui dedicata. Un altro avo illustre fu lo zio del nonno di Govi, Govi II, nominato governatore di Reggio Emilia nel 1857. Lei come lo chiamava? Ma io le dico francamente, l'ho sempre chiamato Govi. I genitori di Govi, papà Anselmo modenese e Francesca Gardini bolognese, mamma Fanny, lei li ricorda com'erano? Cari tutti e due. Lei aveva il carattere di suo figlio, mamma Fanny. Io l'ho sempre chiamata mamma Fanny. E papà Anselmo era... sembrava un po', aveva l'apparenza di un ministro, una gran barba bianca, piuttosto un aspetto un po' importante, proprio da ministro, era un funzionario papà Anselmo delle ferrovie. Il padre viene trasferito a Genova, dove il piccolo Gilberto, qui col fratellino Amleto, frequenta le prime scuole. Sono gli anni di un incontro importante per Gilberto, a Bologna, durante le vacanze, l'incontro con uno zio materno, zio Torquato. C'era un baule, come sia stato scoperto questo baule io non lo so. Fatto sta che Govi, il piccolo Gilberto, quando andava a Bologna dallo zio, avendo trovato queste marionette, si vede, vero, in questo baule, e le ha messe fuori e si divertiva a farle muovere. Ed è sempre Gilberto Govi che parla. Le recite di zio Torquato mi avevano messo la febbre nel sangue. Non mi bastava più tenere fra le mani i burattini, accarezzare i capelli e le barbe di stoppa, sfiorare con un dito le guance arrossate della servetta, afferrare con l'indice e il pollice le cornette di Belzebù. Sentivo prepotente il richiamo di quei corpi inerti per animarli, per soffiare la vita nelle piccole creature. Dovevo recitare anch'io, insomma, come lo zio Torquato. Lo feci un giorno, lui assente, costringendo una ragazzina del vicinato, mia coetanea, a fare da spettatrice. E recitai in genovese. A fine spettacolo uscii dal mio nascondiglio. L'unica spettatrice, immobile come inchiodata su una bassa panchetta, non fiatò. La osservai bene temendo si fosse addormentata. Ma che? Aveva le lacrime agli occhi. Così, alla mia prima recita, anziché far ridere, avevo fatto fare i lacrimoni. Inventavano delle specie di spettacoli. Insomma, aveva già messo su compagnia. Una specie di compagnia, iniziando dall'adolescenza, ecco. Addirittura questo era l'istinto ragazzino. Di questo ragazzo, ragazzino. Avrà avuto un... sì, appunto, 10-12 anni, quindi ecco, però a 12 anni già lo troviamo filodrammatico. Siamo nel 1897. Quei burattini dello zio Torquato esaltarono la mia fantasia. Così qualche mese dopo, quando al mio ritorno a Genova mi chiesero a scuola se volevo partecipare a una rappresentazione benefica al teatrino della parrocchia, ebbi un tuffo al cuore. Provai una sensazione che non ho mai dimenticato. E lì però recitavano tutti... ragazzi, tutti maschietti, certo, ecco, tutti maschietti, non era permesso che ci fossero delle donne, il teatro, certo, con le donne. Certo. Però Gilberto aveva già, lui mi raccontava, che aveva già la tendenza a fare il carattere, cioè il tipo, il caratterista. Come ebbi il primo applauso a scena aperta, con uno sbadiglio.
Sicuro, con uno sbadiglio. Avevo allora 14 anni e mentre mio padre voleva fare di me un serio funzionario delle ferrovie con diritto alla pensione, io mi davo da fare per accostarmi al teatro che esercitava su di me un misterioso fascino. Avevo una piccola parte in Santarellina. Ero il custode che deve impedire a un estraneo l'accesso in palcoscenico. E mentre esegue l'ordine, così vuole il copione, deve stirare le braccia e sbadigliare. Non era molto, ma mi ci uscì un applauso a scena aperta. Il primo della mia carriera. Così doveva apparire Piazza De Ferrari a Gilberto, che vi si recava per andare a scuola. Certo, molto diversa di come appare oggi, ma simile ad allora è il palazzo dell'Accademia di Belle Arti, dove Gilberto, che aveva un'attitudine spiccata per il disegno, studiava con molto profitto. Questi studi gli saranno utilissimi in seguito per la sua professione. Avevo 16 anni quando pensai seriamente al grande salto dal teatrino della parrocchia a una ribalta vera. Era un salto enorme. Quando ebbi la certezza di essere stato ammesso in una compagnia, sempre di dilettanti, che agiva al teatro Andrea Podestà, passai due notti senza dormire. Ma conclusa l'accademia, a 16 anni, la prima cosa a cui pensare è sistemarsi seriamente per il futuro. E Govi riesce a farsi assumere a 50 lire al mese in qualità appunto di disegnatore presso le officine elettriche genovesi. Sembrerebbe una risposta inadeguata alla profezia sul suo futuro certo, ma in realtà, se noi andiamo a vedere due anni più tardi, ecco che scopriamo Govi come protagonista di una serata d'onore nel teatro diretto da Davide Castelli. Con la mamma siamo andati ad assistere a questa rappresentazione e mi ha divertito moltissimo, specialmente la farsa dove Gilberto faceva delle cose talmente strane, talmente comiche, che mi hanno divertito e mi sono rimasta impressa per tutta la vita. Genova nel primo Novecento aveva un'intensa vita teatrale. I genovesi accorrevano ad affollare il Teatro Carlo Felice, il Margherita, il Paganini, il Genovese, il Giardino d'Italia, il Lido dal Baro. Govi, intanto, in attesa di esibirsi su questi palcoscenici prestigiosi, si preparava puntigliosamente. Non ero un impiegato esemplare. Sul mio tavolo i fogli di carta restavano a lungo, bianchi e intatti, mentre nei cassetti i copioni succedevano ai copioni. E poi, col pretesto dei lavori esterni, quante scappate! In palcoscenico, a provare, dai compagni d'arte, o meglio di passione, dal vestiarista. E a dire che ci sono rimasto per quasi 15 anni. Però, a onor del vero, l'orario lo osservavo, almeno per l'entrata e l'uscita. Insomma, lo osservavo strettissimamente. Poi, semmai, saltavo la cena per correre in teatro. L'approdo desiderato da tutti i filodrammatici genovesi, che era l'Accademia dei filodrammatici, che si teneva Teatro Nazionale in Stradone Sant'Agostino, e che era l'università dei filodrammatici. Ecco, infatti, proprio si può dire l'università, perché quasi tutti andavano là per studiare, per poi andare in arte. A me risulterebbe che nel 1911 ecco, appunto, vi siete incontrati. Ci siamo incontrati. Questa accademia era un grosso punto d'arrivo. Era un grosso punto d'arrivo. Era il massimo. A Genova non c'era di più. Ecco si chiamava Accademia Filodrammatica, ma in realtà... Però c'erano dei direttori. Ogni settimana uno di questi direttori dirigeva la compagnia, la nostra compagnia di filodrammatici, per quella tale commedia che si rappresentava alla domenica sera. Perché lo spettacolo all'Accademia era alla domenica sera, ogni domenica sera. Tanto simpatico, filodrammatico, giovane esperto, Govi Gilberto. Ben presto Govi diventa il beniamino del pubblico del Teatro Nazionale. Chiavari. Siamo venuti nella cittadina della Riviera di Levante per trovare il commendator Jacopo Franchi, detto Tonetto, che ha risposto all'appello della RAI per ritrovare documenti e testimonianze su Govi. Ci ha scritto di aver conosciuto un Govi giovanissimo. Il commendator Tonetto, scrittore, poeta, paroliere e commediografo in dialetto,
ha da poco compiuto 90 anni. Ho preso moglie a 20 anni. Ecco, mi scusi, lei ha preso moglie a 20 anni, ma nel 1908, ho visto, lei ha conosciuto Govi. Nel 1908 lei aveva 18 anni. Sì. Ecco, Govi era anche lui giovane, ne aveva 23. Perché l'ha conosciuto? Perché mi ci ha condato lo zio. Lo zio di chi? Di Govi. Lo zio di Govi? Il quale zio di Govi era ferroviere, un funzionario. Sì. Era capo ufficio. Noi facevamo il servizio. Mi scusi, perché lei a 18 anni è entrato in ferrovia. Voleva recitare? Sì, mi piaceva recitare, per quello che io ho avuto il piacere di essere messo io solo, accompagnato dallo zio di Govi a Govi, lassù al Teatro Nazionale. E Govi che cosa le disse allora? Govi, io l'ho fatto una buona impressione. Dice, oh, che tipo. Così. E allora Govi, perché Govi aveva, era anche furbo, diciamo così, era, chiamiamolo mestiere, nel suo mestiere, era capacissimo, ha dato ordine a un suo artista. Ah sì, uno della sua compagnia. Che faceva compagnia, che era amico dei Mazzi, tutto il gruppo dei Mazzi. E gli ha dato ordine? E gli ha detto, figliteli e fate una compagnia di due notti. Allora, prenditeli e fatti una compagnia di giovanotti. Di giovanotti. Forse perché voleva avere un vivaio, in modo da poter tirar fuori degli elementi. Per sapere chi era di più o chi meno. Ho capito. E allora questa compagnia si è costituita? Si è costituita. Ed era una specie di compagnia B, in modo da... Filodrammatica. Certo, in modo da poter avere dei giovani da attirare poi nella compagnia ed che è stato ed è stato, non so chi è, se lui o l'altro, che ci ha fatto avere la sala del Risorgimento Operaio, che si trova in salita Balaclava, via Famagosta. Cioè là dove è successo il fatto del giudice Coco, in quella zona lì. Una bella sala grande, era sempre piena. Poi... Ritroveremo il commendator Tonetto più avanti. Noi oggi e da tanto tempo siamo abituati a pensare a Govi rivedendolo così sotto l'aspetto delle sue truccature. Sì. Ma la realtà è che a quei tempi, invece, sì, Govi era infatti un bel uomo, anzi un bel ragazzo. Un bel ragazzo, sì. Che piaceva tanto. Ecco, anche, ricordo, ci sono delle fotografie, sì, cui si vede così, a quei tempi usavano le ghette, poi, no? Ambizioso, vestiva in smocchi. E mi risulta che fosse stato soprannominato il rubacuori delle filo, cioè delle filodrammatiche, alla francese. E infatti ho saputo, sono venuta a sapere allora, che aveva già un'amica fissa, sì, un'amica fissa, alla quale, è vero, usava molti riguardi, e fra questi aveva fissato un palchetto, sempre, vero, per questa sua amica, che ogni domenica veniva ad assistere lo spettacolo e ad ammirare il suo caro amico. Era una tedesca? Era una tedesca, io me ne sono interessata così per curiosità, perché fra me e Govi non c'era non proprio c'era altro che della simpatia, dell'ammirazione. Per insomma la era birichino amica. Però. Era però un birichino, sì, un birichino. Bisognava stare attenti, ecco, controllarsi, perché ma insomma era piuttosto... E questa affascinante tedesca, che fine ha fatto? Essendo... tra il 15 e il 18, cioè la guerra del 15-18, hanno dovuto rimpatriare a un certo momento tutti i tedeschi. E fra questi, siccome lei era tedesca, ha dovuto anche lei ritornare al suo paese. Ecco che allora Govi si è sentito libero e aveva deciso allora di fare una dichiarazione, ecco, anche a me. Govi sognava di entrare in arte nella compagnia di Virgilio Talli, ma intanto, in alternativa agli spettacoli dell'Accademia, mette su una compagnia dialettale presentando le commedie di Nicolò Bacigalupo.
è un enorme successo. E un giorno, proprio Virgilio Talli, sollecitato da amici di passaggio a Genova, viene a sentire Govi, accompagnato dall'attrice Pina Camera, una ex filodrammatica ormai entrata in arte. Si rappresentava Pigiase Umaduru su Cartà, Prendersi il male di Rosso il cartolaio, una commedia di Nicolò Bacigalupo. E la Pina Camera, essendo genovese, si affannava a replicare a Talli le parole e le traduceva. E le traduceva a Virgilio Talli. Talli per un poco è stata a sentirla, perché subito naturalmente ha dovuto fare l'orecchio, vero, al nostro dialetto. Poi a un certo momento ha detto alla Pina Camera, dice: adesso taci, perché dal come si esprime questo ragazzo, dalla maschera, dalle movimenti, da tutto il suo insieme, da tutto il suo essere, io capisco tutto quello che lui dice. Già la fronte esprime il suo pensiero. E aggiunse: non avrei mai creduto che da un dialetto come il vostro fosse possibile ricavare il teatro. Io dico che è una specie di miracolo. Continuate. Voi dovete creare il teatro dialettale genovese. Infatti Alessandro Varaldo, che era un buon amico di Gilberto, e Achille Chiarella, che voleva bene anche lui a Govi, vero, insistevano perché finalmente nascesse anche nella Liguria un teatro dialettale genovese. Allora, con la benedizione di Talli, intorno al 1913-14 divenne un po' più ufficiale questa compagnia, la dialettale. Ci incoraggiò molto per proseguire appunto sulla strada del teatro dialettale genovese. La dialettale è presente al padiglione dell'esposizione del 1914. Poi riprende la routine delle recite a Genova e in provincia con sempre maggiore successo. Govi è ormai capocomico, direttore, animatore e assume i ruoli principali, tutti molto caratterizzati. Siamo praticamente arrivati al 1915, ossia all'entrata in guerra, nella prima guerra mondiale dell'Italia. Nel frattempo l'Accademia chiude per la guerra. Se l'Accademia chiude, lui con la compagnia dialettale va avanti. Aveva già i suoi ragazzi, era già affiatato al sabato e domenica con tanto piacere, da giovani, con tanto entusiasmo, andavamo lungo le due riviere a recitare le nostre commedie in genovese. Sempre dilettanti, sempre impiegati. L'Accademia non era molto contenta? No, l'Accademia non avrebbe permesso che anche durante le ferie estive i suoi attori recitassero in genovese. Era un po' cattiva questa Accademia. Dovevano assolutamente ubbidire. Era molto accademica. Ad una recita di Chua Puya Keumà, data al Paganini la sera del 25 aprile 1917, il cronista teatrale del Corriere Mercantile scriveva: un magnifico pubblico assisteva ieri sera alla recita della graziosissima commedia di Bacigalupo e furono continui scoppi di ilarità accompagnati da applausi fragorosi. La commedia è agile, fresca, tutta punteggiata di arguzie felici e di motti schiettamente ed efficacemente genovesi. I tipi che agiscono nella piccola cornice del quadretto di genere sono osservati dal vero da un bonario uomo pieno di spirito e a qualche scena ci viene di pensare a quel caro Goldoni che disse il suo amore a Nicoletta in vernacolo veneziano e si sentì rispondere in genovese. La commedia fu recitata dagli artisti provenienti dalla nostra accademia, e non dico artisti a caso, con un affiatamento ed una vivacità veramente mirabili, tutti bene. La truccatura dei diversi tipi perfetta, quella madre di antico stampo, quella cameriera, quell'avvocato, sono figure che sembrano balzar fuori da qualche vecchia litografia di 50 anni or sono. E che dire del Shuleitug, impersonato dal Govi, addirittura magnifico, impossibile fare meglio. Ah, il teatro in vernacolo, com'è sempre vivo! Ma il teatro in dialetto non era assolutamente gradito agli arcigni accademici del teatro nazionale. Un giorno, appunto, lo chiamarono e gli dissero: guardi, noi assolutamente non permettiamo, se lei vuol rimanere qui con noi, lei deve smettere di recitare in dialetto genovese. E Govi? E Govi non ha accettato questa cosa, perché ormai era già avviato verso questo suo, diciamo, desiderio di continuare a recitare in genovese.
si è rifiutato, ha detto no, io me ne vado, se voi altri non permettete questo, io scelgo la mia strada e vi abbandono. Però ritornerò e mi riceverete con tutti gli onori. E Bassano, in un suo libro, il critico commediografo Enrico Bassano, dice che andò via sbattendo la porta e fu l'unica volta che, uscendo, non ebbe l'applauso d'uscita. Giusto, giustissimo, è proprio così. Siamo al 1917, è un anno importante non solo per Govi ma anche per lei. Vi siete sposati. Ci siamo sposati, in sacrestia. Perché in sagrestia? Perché Govi non voleva pubblicità. Perché? E come che io sa, lui non voleva pubblicità. E non l'abbiamo detto a nessuno, non c'era altro che la mamma e i testimoni, la mia mamma e i testimoni. La mamma c'era? La mamma mia. Non la era molto mamma. Contenta agli inizi la mamma, no, eh? No. Era no. Una famiglia, è vero che la mamma non la lasciava neanche poi troppo andare in giro, recita, bisognava andare a chiedere ogni volta alla mamma il permesso per la recita, certo. Mai una sera mi ha lasciata andare sola al Nazionale. Signora, però la mamma una sera ha assistito a un episodio sconvolgente per lei. È vero? Per me, sì. Il terzo marito di Sabatino Lopez, c'era un sipario che si doveva chiudere e lei riceveva un bacio da Gilberto Govi. E io non lo sapevo, era stata una cosa che è... Sì, un accordo fatto tra il vecchio macchinista, il vecchio Carmelo, nostro affezionato macchinista, e lui, Gilberto Govi, perché ha detto al macchinista, siccome termina l'atto con un bacio, tu tieni il sipario sollevato il più possibile, in modo che io continuo a baciare questa creatura in palcoscenico. E la mamma era sotto, e la mamma era sotto, furente. Furente. Non ha più potuto reagire. E vi siete sposati. E ci siamo sposati. Ma vi siete sposati di sera, è vero? Di sera in sacrestia. Poi il giorno dopo ci siamo sposati in comune. Quando siamo scesi dal municipio è passato uno di quei tramvaietti con le cinghie, sa? Che si tira quella cinghia e il tramvaietto o parte o si ferma. Lui mi ha dato uno spintone, mi ha fatto salire sul tramvaietto e siamo partiti per Principe, per la stazione Principe. E così è cominciato. E così abbiamo piantato mamma, tutti in asso, che ci hanno guardato salire su questo tramvaietto. Era la prima tournée, insomma. La prima tournée. E siamo partiti per Paraggi, perché la nostra luna di miele l'abbiamo passata a Paraggi, che è una cosa deliziosa, molto bella. Sempre in quell'anno voi siete stati, per esempio, nell'estate a Torino, una prima strana uscita di 3 giorni a recitare Pigiasso Umado Russo Cartà e la famosa Imanesi. Imanesi, se lei mi permette, come la crinolina. Che del Settecento, che dura in eterno e sempre bella. E così sono stati i nostri Manesi, che penso, se avessimo la fortuna di avere ancora Gilberto, ancora Govi, e poterlo fare almeno una sera per beneficenza, si avrebbe sempre un teatro esaurito con i Manesi per Maiana Fico. Il Caffaro del 26 giugno 1917 così dava notizia dell'avvenimento. Gilberto Govi e Rina Gaioni, domenica, ebbero un solenne battesimo al Carignano di Torino. I fratelli Chiarella la spuntarono totalmente. Vollero portare un lembo della loro Genova diletta nell'aristocratico teatro torinese. E questo lembo trovò colà festose accoglienze. La compagnia comica genovese simpatizzò vivamente e trionfò. Gazzetta del Popolo. Come semplicità, naturalezza, come schiettezza di attore dialettale, come intuizione e ricerca della verità, infine, come personalità propria ed originale, fece un'ottima impressione. C'è la maschera e la voce è ricca di toni ferravigliani o beniniani, senza imitazione diretta dell'uno o dell'altro dei grandi due maestri. È questo il migliore elogio. La Gaioni, continua il Caffaro riprendendo lo scritto del critico torinese, è una soubrette molto simpatica e spigliativa. Tutti festeggiati, tutti applauditi. Lo spirito del Bacigalupo avrà gongolato. Pippo Manesi, per virtù di Govi e per cortesia dei fratelli Chiarella, ha varcato finalmente le sponde del Po. Quando varcherà quelle dell'Olona? Si doveva cominciare lo spettacolo, vero? E naturalmente ogni attore doveva cominciare a prendere il suo posto da dove doveva entrare, vero? Per questo dove succedeva? A Imperia.
Sopra un baule, dietro le quinte, c'erano due macchinisti che avevano terminato il loro lavoro e stavano lì seduti ad aspettare che si cominciasse a recitare. Passa prima Govi, perché doveva entrare in scena lui prima di me. E Govi truccato da caratterista, da Sciusteva, o senza da droghe. Dopo di lui passo io e prendo il mio posto per entrare in scena. Naturalmente io ero giovane e avevo vestita da giovanetta con le treccine, e insomma, forse anche se avevo 22 anni potevo dimostrarne 18. E i due macchinisti prima hanno osservato Gilberto, che il vecchio che passava, poi hanno visto me. Prima hanno detto: chi è quello lì? Dice: quello lì è Govi, o fa, o Steva, o quello. O grande Govi, chissà, che conosciamo bene. Poi dopo passo io, dice: e quella lì? E dice: quella lì è le Somogé. Somogé? Ma che Somogé? Ma, dice, me non so, dice, anche lui è tanto bravo, tanto buon, e per quello che lei la sposò. Sono ritornato per 24 ore in compagnia Govi, quando l'amico Claudio D'Amelio, che allora era l'attore giovane, ha avuto un attacco di peritonite. Allora si andava in diretta, non c'erano le registrate. Ah, ma sei ritornato in occasione di una ripresa televisiva? Dei Manesi per Maiano Figia, sì. Sì, era, mi ricordo, un lunedì, e D'Amelio è stato portato d'urgenza all'ospedale, e Govi disse: l'unico che può andare in scena domani sera in diretta, che occhio e croce conosce la commedia, anche se in realtà non era vero, dice, è Gianfabio. Allora mi hanno telefonato a Torino, mi hanno dato il permesso nel teatro dove lavoravo, ho preso il treno alla notte dopo lo spettacolo, sono arrivato qui a Brignole con l'omnibus delle 7:15, c'era mio padre, mio povero papà, con il copione, mi ha caricato sul celere e mi ha portato al Teatro Verdi a Sestri. Dove avveniva la ripresa televisiva? La sera sarebbe poi avvenuta la ripresa. Lì ho incominciato a studiare, alle 3 è arrivato Govi, mi ha detto: sai la parte a memoria? Come l'attore non lo so. Lui con la sua bella lobbia, mi ricordo, il suo bel cappottino. E abbiamo incominciato a provare, c'era Brignole, allora faceva l'allergia, le riprese televisive. E mi ricordo, io venivo dalla rivista e mi diede tutti gli schiaffi sulle mani, e andai in scena poi con le mani, perché io in rivista, no, si usava soprattutto, tu lo sai, no? Tipo colleghi illustri, recitare così, no? Allora sì, e lui mi faceva sempre: tia sia me, e mi tirava sempre giù le mani. E la sera, crampi allo stomaco da morire, mi ricordo mio padre mi diede un laudano. E non la mi mandò in scena. Si recitava in diretta ripetiamolo. Non c'era niente di registrato. No. E adesso ci colleghiamo con Levi. Bisognava andare. E poi l'edizione che è rimasta, questa edizione, questa che è rimasta. Beh, allora cosa è successo? Allora è successo che Cesarino, io dovevo fare poi oltretutto la parte di Cesarino, che è la parte più importante maschile lì dentro, perché il pubblico, quando parli dei Manesi, dicono a Cumba, che era mia madre, lui e la signora Ascià Gigia, non ne parliamo neanche, ma poi viene subito questo Cesarino, famoso delle braghe bianche. Quando sono entrato in scena, la prima scena, c'era la signora Govi, mi ricordo, io sono entrato in scena, tremavo, io penso che se noi riguardiamo quella registrazione, cosa che io faccio, si vedono proprio i pantaloni che fanno questo lavoro qua, no? Perché proprio tremavo. Dopo alcune battute entrava il personaggio fatto da Govi, Sciusteva, lui ha capito che ero molto in difficoltà con il tremazzo, perché io ancora soffro quando lavoro, allora mi ricordo che è venuto: oh Cesarino, come ti stai? E mi ha messo la mano proprio qua, qui sul collo, una specie di abbraccio che non era in copione, e mi ha stretto così, ho sentito come un fluido che mi andava giù per le spalle, mi sono completamente rilassato. E tanto è vero che poi nella commedia c'è la scena famosa delle braghe, lui ha capito che ormai ero sciolto, e abbiamo anche fatto dei piccoli soggettini che non ci sono in copione, che io li riconosco, ed è stato molto bello. Da un articolo del critico Eligio Possenti. Truccarsi è per Govi fare opera di pittore e insieme cercare di far vivere l'aspetto fisico, la maschera umana della figura cui presterà la sua voce per una sera. Tende a fare delle figure altrettante maschere. Fuori dai teatri dove recita, usa esporre le fotografie dei suoi personaggi. Ebbene, è una mostra di maschere. Sono troppo pittoriche per essere vere. Sono l'umanità più una opinione. Sono vicine alla caricatura. Ma la caricatura non è un modo di vedere l'umanità e di giudicarla? Gli studi presso l'Accademia di Belle Arti, la predisposizione per il disegno, l'abilità nella caricatura, lo spirito d'osservazione,
furono utilissimi a Govi per specializzarsi nell'arte del trucco. Conosceva ogni ruga del suo viso, lo disegnava di fronte e di profilo, accentuandone i tratti, autocaricaturandosi in maniera felicemente grottesca. Le sue truccature, accuratissime, erano frutto di un lungo paziente studio. In grandi album, Govi conservava ritagli vari di giornali, foto, caricature, disegni. È da ricercare qui la radice, la fonte, la matrice delle sue famose truccature. Accanto a personaggi anonimi, altri noti, famosi, a cui carpire una barba, un paio di baffi, una pettinatura, due rughe, un'espressione, tutto al servizio della raffigurazione fisica del carattere del personaggio. È una galleria fantastica, grottesca, una miniera inesauribile di ricerca, uno stimolo continuo all'ispirazione, alla fantasia, alla creatività. Govi disegnava e ridisegnava più volte lo stesso personaggio, anche con minime variazioni, fino a fissarlo in una truccatura maschera che rimaneva definita nell'arco degli anni della sua interpretazione. Un esempio per tutti. Da Impresa Trasporti, il protagonista interpretato da Govi anziano e da Govi giovane. Tra le due interpretazioni passano 30 anni, le differenze sono minime. E a proposito della sua bravura nel trucco, la domanda che più frequentemente gli veniva posta era: Govi, ma come fa? Come faccio? Non lo so io stesso. Mi viene naturale guardandomi allo specchio. È probabile che nella lastra io non veda più il mio volto vero, ma lo vada formando su quello fittizio che vi è già riflesso. Ciò evidentemente rientrerebbe nella magia. Non è improbabile, tanto più che i gabinetti misteriosi dei maghi e dei cartomanti somigliano da vicino ai camerini degli attori. C'è in più questa luce accecante, ma riuscirei lo stesso a farmi un viso anche all'oscuro. Io penso che la più bella cosa da apprezzare in Govi sia la creazione di ogni personaggio. Di ogni personaggio, un tipo diverso, una truccatura nuova. Difatti aveva un baule con tutti i reparti e in ogni reparto c'era una scatola di cartone con dentro parrucche, sopracciglia, baffi, tutto ciò tutto che era necessario che occorreva, per quel tale tipo che lui voleva in quella commedia rappresentare. Faceva un trucco lungo. Un trucco lungo, sì. Cioè veniva molto prima in teatro. Alle 7:30 di massima Govi era in teatro. Un po' il sistema di Stanislavski. Sì, sì, sì. Per entrare nel personaggio. Sì. E mentre si truccava stava già entrando nel personaggio. E quando usciva dal camerino non era più Govi. Non voleva nessuno in camerino, prima dello spettacolo. Abbiamo ricostruito in modo un po' stilizzato nei suoi elementi essenziali quello che è un camerino teatrale, ma non è un camerino qualunque, è veramente il camerino di Gilberto Govi, cioè gli oggetti che ci sono stati concessi in uso dalla signora Govi sono veramente quelli appartenuti all'attore, e questo è il famoso baule che lo ha seguito in tante tournée che usavano tutti gli attori di allora. E questo è addirittura l'ancora più famoso gilet o giubbonetto che suggeriva poi a Govi la gag, la trovata del bottone, Gigia me manca un pomello. Ecco, un paio di occhialini qua, un altro paio di occhiali con il portaocchiali in legno. E qua addirittura abbiamo dei vecchi libretti in cui lui teneva conto di tutto quello che gli serviva per le varie commedie. Questo per esempio sono gli appunti per i Manesi, un promemoria. Un trovarubato, insomma. Questo era il rosso. Rosso già su maduro, su carta. E così via. Naturalmente tutto questo ci riporta soprattutto al discorso sul trucco. Ne parliamo
con un truccatore teatrale ben noto che conobbe Govi, l'amico Nino Ventura. Nino, non hai mai truccato Govi? No. Perché Govi si truccava da solo? Io facevo solo le parrucche, i baffi e gli accessori vari che servivano per creare i suoi personaggi. Ecco, allora, vogliamo parlare un pochino del trucco, del tipo di trucco che si faceva a Govi da un esperto come te? Lui adoperava allora ceroni teatrali, i primi tempi. Poi invece dopo il 48 ha passato ai ceroni pancromatici, tipo cinematografico. Ecco, cioè che differenza c'è tecnicamente? Il pancromatico è più bello, è più morbido, ma lui aveva degli effetti di colore, un impasto di colore, con delle tinte otteneva degli effetti veramente speciali. Ma se le manipolava solo questo? Sulla faccia. Ah, sulla faccia. Direttamente sulla faccia. Sulla faccia. Sì, aveva un viso che si prestava molto. E poi aveva un'altra specialità. Ah, però una cosa ho notato prima di parlarvi. Qui manca qualcosa sul tavolino. Sì, qua, forse dobbiamo far notare cosa è qui. Questo veramente... non è una tovaglietta normale. No, non è una tovaglietta qualunque. È il mezzero, cioè è un tessuto che usava veramente Govi portarsi in giro nelle tournée per ricoprire i tavolini che spesso erano quello che erano, sporchi, brutti, eccetera. E quindi aveva questo mezzero che era molto colorato e rappresentava l'albero, pare che si perda nella notte dei tempi degli antichi genovesi. Sì, sembra che fosse il tessuto che serviva per confezionare gli scialli della vecchia nobiltà genovese. Ecco, c'era l'albero della vita rappresentato, signore, eccetera, eccetera. Poi c'è addirittura una tovaglietta con, qua, forse chissà, era anche un po' superstizioso, c'era scritto, qua c'è ricamato un 13, ci sei un paio gobetto, di corno, ecco. Un gobetto, un quadrifoglio. Forse la faccenda del settimino. E per il resto abbiamo cercato di rifare il tutto, cosa ci manca? Manca un piattino con la mela, perché lui usualmente tutte le sere o tutti i giorni aveva la mela. Poi un bicchiere d'acqua con l'acqua minerale, una radiolina che ascoltava la radio, la musica mentre si truccava, e poi aveva un registratore che fra il primo, il secondo atto, il secondo e il terzo, ascoltava la registrazione della commedia fatta in palcoscenico. Cos'è la coccia? La coccia è una parrucca molto rigida, difficile a farsi, che oggi credo che non le faccia più nessuno perché le fanno su pelle di daino. Cioè, per capirci, era la parrucca che serviva... per rappresentare i calvi completi, la testa calva completa. Ecco. E come mai lo usava molto? Lo usava molto perché lui voleva la testa leggermente più grossa della sua, per creare meglio il tipo. Quindi era anche quello, faceva parte del trucco, parte del fatto di cambiarsi la faccia in funzione dei tipi. E per le parrucche che gli facevi era esigente? Che indicazioni ti dava? No, c'era questa, era molto abile nel disegnare, quindi creava faceva degli schizzi nel quale creava il personaggio che un attore aveva fatto una fantasia e lui voleva creare. Quindi ti dava lo schizzo su cui tu dovevi fare la parrucca. Sì. Quindi la parrucca con la bananina, per esempio. Tutto creata da lui e sul baffi, suo disegno. Cose lì. Per i baffi l'unica esigenza che aveva erano quelle di Malesi. Quelle perché di aveva Malesi. Una piega speciale. Avevano una piega, c'era un ricciolino. Cioè ci teneva in modo particolare. Ci teneva molto particolare ai baffi dei Malesi. Quello sì. Daniele Chiapparino, già attore della compagnia Govi. Qual è la caratteristica più evidente di Govi attore? La truccatura. La truccatura perché tutti hanno parlato dell'arte, partono sempre dell'arte indiscussa, eccetera, eccetera. Ma interessante per conto mio era vedere come nasceva il tipo. Mi ricordo che siccome io sono sempre stato appassionato per questo genere di trucco, e ho domandato il permesso al comandante Govi di assistere alle truccature. Di conseguenza, quando io non entravo in qualche lavoro, mi mandava a chiamare e vedevo nascere il tipo. Era una cosa semplicemente meravigliosa, perché con pochi tocchi, qui, là, le labiali, usciva fuori il personaggio. Era meticoloso molto nel trucco? Meticolosissimo. Ma lo faceva con una facilità tale che era una cosa straordinaria. Ha notato che oggi gli attori non si truccano più. Una volta si truccavano molto. Perché, secondo lei? E per la semplice ragione che una volta si veniva dalla gavetta, cioè il ragazzo, il giovane che entrava in compagnia, incominciava a truccarsi un paio di posticci, incominciava a fare questo, quello, eccetera, maturava. Oggi invece i registi preferiscono prendere gli elementi creati secondo la loro immaginazione, il trucco non serve più.
Io mi sono trovato una volta al teatro di Via Manzoni nel 53, nella commedia Impresa Trasporti, Itud, dove io facevo sempre una di quelle famose parti di favore, dove a 17 anni già facevo un uomo di 40 anni, questo era molto truccato, mi truccava lui. La gente non sa. Cioè, come ti truccava lui? Cioè, io avevo 17 anni, mancava uno che andasse lì a dire questa battuta, queste due battute, forse tre, non me lo ricordo per la verità, però doveva essere un signore quarantenne perché era un imbroglione. E allora non c'era nessuno, o si faceva vestire una maschera o dovevo truccarmi io. E lui ha detto non c'è problema, Gianfabio. Infatti io mi ricordo che misi un vestito blu di mio padre, doppio petto, righe, con camicia bianca, gli occhiali suoi che me li prestava sempre lui, cappello in testa. E poi alla sera prima della commedia io andavo nel suo camerino, lui mi truccava, mi faceva le occhiaie, mi faceva tutte le rughe, mi metteva tutti i baffi. Nessuno ha mai detto, ma quello lì è un ragazzo truccato. No, no, lui riusciva a truccare anche gli altri. Ma cosa, Gigi? No, si può. Io sono il padre. No, io sono il padre. No. Come no, Gigi? Gigi, questo non me l'avevi mai detto, Gigi. Ettore Romagnoli, letterato, accademico, uomo di cultura, critico del giornale L'Ambrosiano, dopo aver ascoltato per la prima volta Govi nel personaggio del Sciusteva dei Manesi nel 1923, scriveva. Dall'unica audizione mi è sembrata evidente una cosa, che il Govi sia soprattutto eccellente nell'arte del trucco, arte perfettamente dimenticata in questo indecoroso bailamme che è divenuto il palcoscenico italiano negli ultimi tempi, e massime dopo la guerra, ma arte essenziale, non meno importante della dizione, no? Pensate ai maestri che non sono più, a Novelli, a Emanuel, domandatelo ai maestri che vivono, a Zacconi, a Talli. Gilberto Govi mi è sembrato grande nel trucco e in tutta l'esterna figurazione del personaggio. Quando ieri sera le frequenti procelle di applausi lo costringevano ad interrompere qualche scena per ringraziare, ecco ad un tratto da quel papà Steva, sensato e droghe, mantenuto nella sua linea grottesca, senza che mai un solo gesto, né una smorfia, né un'inflessione di voce la sviassero, né alterassero, balzava l'attore Gilberto Govi, dritto, fiero, arguto, un lampo e rieccolo tornato papà Steva. È sempre così per ognuno dei suoi personaggi. Se è così, Gilberto Govi è grande. Da una dichiarazione rilasciata da Govi nel 1936 al giornalista Luciano Ramo per Il Popolo d'Italia. Sapete che qualcuno recentemente mi consigliava a recitare sempre e solamente col mio volto? Sì, con la mia faccia borghese, diciamo così, quella che porto in giro quando sono fuori del teatro dalle 10 del mattino alle 9 di sera. Quella che, sì e no, in tutta l'Italia la conosceranno 50, facciamo 1000 persone, che non ha niente da fare con quella di cui ho bisogno per recitare. Voglio dire, con quella che io mi sono creata, prima dentro di me, nel mio spirito, nel mio cervello, nella mia sensibilità, poi davanti a uno specchio, poi sera per sera formata sulla scena, alla ribalta, durante la finzione, e cioè durante la vita del mio personaggio, non so se rendo. Ah, allora addio metà, ma che dico metà? Addio tutto della mia fatica, della mia interpretazione. Buonanotte ai suonatori, arrivederci e grazie a tutto quello che ho fatto, sto facendo e addio piacendo farò. Questi disegni sono opera di Emanuele Luzzatti, Lele per gli amici. Scenografo, costumista, ceramista, disegnatore, pittore, cartunista, premio Oscar per un cortometraggio d'animazione, un poeta della fantasia. Genovese, Lele è nato al teatro da ragazzino con Govi. Avevo la fortuna, ce l'ho ancora, di stare in via Caffaro proprio sopra il teatro Paganini. Ecco, ormai allora, non c'è più il teatro. Non c'è più il teatro, però quando ero piccolo a casa, insomma, mi portavano spessissimo al Paganini. Ecco, quindi lei è abbastanza familiare. Ho visto quasi tutti gli spettacoli. Ah, ecco. Diciamo, da quando avevo 7-8 anni, credo che... Poi era proprio, lo chiedevo io, perché mi piaceva, non è che... mi piaceva Govi e Tofano, erano i due. Ecco, beh, quindi c'erano due componenti dei tuoi interessi anche attuali, sì, insomma, sì, no? Sì. Teatro da una parte e, direi e un po' i il due disegno. Tipi di maschera di, direi quasi che partono da un principio quasi identico, cioè la maschera, tutte e due. Tofano, Bonaventura, poi va verso la stilizzazione, non diciamo l'astrattismo, ma insomma. Proprio la stilizzazione non più umana,
mentre Govi parte dalla maschera e diventa sempre più umano, sempre più vero, sempre più realistico. Ecco, forse ho sbagliato, devo dire realistico, non umano. Non umano. Tofano realistico. Rimane umano, ma non realistico. Ma non realistico. Quello che pensavo prima, io penso ai personaggi di Govi, cioè non riesco a immaginarmi chi c'è sotto, perché certe volte c'ha gli occhi celesti, certe volte c'ha gli occhi neri. Cioè, probabilmente non è vero, però nella mia immaginazione arrivava a un punto tale da cambiare anche il colore degli occhi. Beh, quindi era l'efficacia del trucco. È quello che mi sto domandando di che colore li aveva. Ma evidentemente è già creazione, creazione, certo. Non è soltanto parte tecnica. No, no. Questa evidentemente è già creazione creava del veramente, personaggio. Creava delle maschere, insomma. Ecco, tu lo vedi come creatore di maschere. Sì, di maschere, naturalmente, maschere... ottocentesimo non dava la fissità della maschera, sì. La differenza fra la maschera e il trucco di Govi è proprio perché creava delle maschere, ma mentre agiva questa maschera diventava una cosa e diventava un'altra. Quindi si umanizzava invece, in qualche modo, sì. Ecco, adesso si può dire si umanizzava. Sì, si umanizzava, anche il costume era impastato su di lui, non ne aveva un vestito, gli altri avevano dei vestiti. Lui non aveva vestito, lui aveva una cosa che continuava la maschera, non so neanche che cos'era, ma era proprio quello che dovrebbe essere il costume. Perché... Sì, ma infatti difficilmente ha una data il costume di Govi. Sì, difficilmente ha una data. Sì, sì, sono assolutamente, potrebbe, non so, potrebbe essere dall'Ottocento, dall'810 al 980, non lo so, se vivo ancora. Che, ecco, si potrebbe forse dire questo... Che Govi era un attore che recitava anche dipingendo? Ma io direi di sì, lui. Non gli altri. No, gli altri poi a lui non gli importava molto degli altri, credo. Gli altri erano degli attori con dei vestiti. Lui era un tutt'uno, era impastato, era direi una scultura, più che una scultura dipinta. Ecco. Una scultura dipinta. Beh, anche in questo era un po' ottocentesco, perché apparteneva al momento alla civiltà teatrale del mattatore. Sì, del resto una scultura dipinta come nell'Ottocento c'erano i monumenti, e lui era un monumento vivo. Lina Volunghi. Sì, lui era un folletto. Cosa era vuol dire folletto? Ma folletto è un folletto nel senso shakespeariano, non so come dirti. Ecco, un folletto era tutto... Un venditore di gioia. Un venditore di gioia, ecco, un folletto buono, diciamo. Enzo Tortora. Si dice giustamente nessuno è insostituibile, tranne che in un campo, quello dei grandi attori. Penso che Romolo Valli, grandissimo attore, non sia sostituibile. Penso che Gilberto Govi, scomparso lui, non sia sostituibile. Ne nasceranno altri e per fare un grande attore io credo che occorra pazienza, non impazienza, quindi occorre prudenza nel riguardo di valutazioni così molto affrettate e occorre che una generazione accompagni e poi un'altra generazione accompagni il sorgere di quello, chiamiamolo mito, ma ti ripeto, noi da bambini avevamo il mito perché la nonna diceva Govi, 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 Govi. Siamo cresciuti e abbiamo ribadito la vitalità di questo mito, quindi occorre tempo per fare un grande attore, oltre che amore, oltre che pazienza, oltre che rispetto per il proprio lavoro che Govi aveva in modo fondamentale. Giorgio Albertazzi. Uno che interpretava l'anima popolare, cioè l'anima di Genova, però filtrata attraverso un'intelligenza critica molto acuta. Questo secondo me era Govi. Beppe Grillo. Govi usava delle tecniche, le tecniche dei vecchi comici, nel senso che si camuffava in scena. Cioè si metteva la pelata al naso finto, se ti ricordi. Si truccava perché molto. Si truccava perché? Perché era un bell'uomo. Anche e tu ti trucchi io barba, mi trucco, capelli. Mi trucco in brutto perché sono di una bellezza sconvolgente delle volte. Ora, io capisco la tua invidia. Però lui si metteva queste cose perché? Perché una volta essere normali ti comportava delle difficoltà. Parlo di normalità fisica. Certo, certo. Lui si e falsava anche la voce. Ma tra Govi e Beppe Grillo chi è più bravo? Non c'è possibilità di paragone. Cioè. E ho una grossa ammirazione anche perché non è un potenziale concorrente. Finisce qui la prima puntata di Tutto Govi. Nella prossima continueremo la biografia dell'attore e vi riproporremo un suo cavallo di battaglia, Pigna Secca e Pigna Verde. E cercheremo anche di affrontare l'analisi critica dei tipi e dei caratteri
colti da Govi nei personaggi che interpretava, specialmente nella loro maggiore o minore vicinanza alla genovesità. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Zena de pre, Zena senza memoria, le Zena de portoia, casana de buon senso, Zena de San Vicenzo, pampano pei figi alle Zena d'umano. Zena de scagiudena, le Zena da Madena, dell'offeggio de covo, Zena de San Teodoro. Zena tutti se ste, Zena a scendere, Zena brucia dal me, Zena do grigio ben, Zena ma se che penso, le Zena de San Wenzu, Venastri e de Parma, Zena de San Matteo. Zena ve giamai nea, Zena de Sant'Andrea, Zena devo partire, Zena de San Sci, Zena da barcunetto, de schiaia e campetto, Zena de sempre quelli, de Susei e Mangelli. Zena da Fevagna, Zena de Santa Gà, scoperta parmo a parmo, Zena già do Carmo, cangia e numen accorso, de vigne de San Zorzo, de Crosetti de Mu, Zena de San Scimù, Zena del tempo antico, de Violetta ed espigo, le paesaggi di ste, Zena de casa me, Zena de tutti quanti, Zena di quattro canti, Zena di frisciule, de rampe, de schine, Zena de griffo e pluge, de no campo e da fuge, de magun e allegria, Zena de sotturia. Zena, sbraggia c'è attesa, le Govi e di Manese. Thank you.